Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Oggi la puntata è dedicata all'iniziativa del quotidiano Il Centro che si è conclusa, Scegli il tuo sindaco. Abbiamo la classifica finale, la classifica che vediamo proprio dalle pagine del quotidiano, premia un vincitore e il vincitore è Moreno di Pietrantonio, segretario del PD di Pescara, che è nei nostri studi. Buonasera di Pietrantonio. Allora, 3.368 voti. Noi scherzavamo nella trasmissione precedente. Sono emozionato. Noi scherzavamo nella trasmissione precedente col collega con Antonio, dicendo che insomma lei l'avevamo paragonato un po' a Gimondi, che arrivava secondo, restava secondo, però adesso c'è stato il sorpasso proprio sull'ultima curva su Luigi Alboremascia, che ha 3.204 voti. La differenza è di diversi voti, insomma non pochi, 164. C'è stato veramente un rush finale con uno sprint a questo punto alla Cipollini, non più alla Gimondi. Insomma, 16.217 pescaresi hanno votato. Questa intanto è la prima notizia ed è una notizia bella, non soltanto per Il Centro, ma per un'idea di democrazia più diretta, più legata alla voglia di voler esprimere una preferenza da parte dei lettori e elettori, a fronte di una politica che sta sperimentando altri strumenti, nuovi e vecchi, per scegliere le candidature. Allora, intanto Di Pietrantonio, un grazie, credo che sia la prima parola che lei debba pronunciare questa mattina. Ma sì, intanto voglio ringraziare tutti coloro i quali sono andati nelle edicole ad acquistare un giornale, a poi a ritagliarlo, a scrivere un nome, in questo caso tantissime persone, 3.600 hanno scritto il mio nome e non posso che ringraziare tutti. Ma voglio ringraziare anche il quotidiano Il Centro, che ha avuto questa bella idea di partecipazione, accolto diciamo nel segno, perché ha evidentemente individuato questa voglia da parte dei cittadini di partecipare. Una voglia di partecipazione che assomiglia, fa il paio un po' con quello che noi come partito abbiamo lanciato già qualche anno fa, che erano appunto le primarie, e soprattutto credo che sia stata messa in evidenza un riavvicinamento a livello locale, quantomeno, da parte dei cittadini sulla vicenda politica, in particolare sulla scelta appunto del sindaco e della prossima amministrazione che dovrà guidare una città come Pescara, la città più grande d'Abruzzo. E quindi insomma non posso che dire grazie. Sicuramente è un gioco, ma molto significativo e indicativo. Io credo che su questa strada sicuramente si potranno fare anche altre iniziative sempre di maggiore partecipazione, perché poi è quello che evidentemente i cittadini vogliono. Mentre la regia scorre la classifica per le prime 10 posizioni, io le faccio una domanda obbligatoria, visti anche i momenti che sta vivendo il centrosinistra e il Partito Democratico. La domanda la può già immaginare, quindi le chiedo direttamente la risposta: se questo dato, questo voto dei lettori del quotidiano Il Centro può avere una sua influenza nella scelta della candidatura, oppure se lei si ritiene fuori dai giochi. Ma guardi, io sono un uomo, come è risaputo, di partito, e sono una persona molto coerente e leale. Ho un grande senso di appartenenza, una grande passione per la politica e soprattutto per la vicenda della città di Pescara, e quindi ho messo a disposizione, e l'ho dichiarato in tante occasioni, la mia esperienza e la mia passione sono a disposizione del partito. Però devo dire che l'idea nostra è quella di allargare il più possibile il campo e quindi la coalizione, e quindi siamo tranquillamente a disposizione anche per la candidatura a sindaco, se questo può favorire un risultato complessivo, perché quella cosa più importante è cercare di vincere la partita e quindi le elezioni del 26 maggio.
Poi le farò una domanda un po' più specifica sulla partita elettorale. Torniamo però al discorso della partecipazione, perché lei faceva riferimento appunto alle 16.217 persone che hanno scritto dei nomi su dei fogli tagliati dai giornali e riportati, quindi un secondo viaggio verso l'edicola per poi depositare, perché non credo che la gente vada con le forbici a comprare i giornali. Questo è un dato, credo, inedito, strepitoso dal punto di vista della partecipazione. Allora, quando si dice che i cittadini sono lontani dalla politica, si inventano anche altri meccanismi per favorire la partecipazione. Ecco, questo da Pescara è un segnale, credo, rilevante anche per voi che siete gli addetti ai lavori. Sì, un segnale rilevante, sicuramente anche la politica prenderà in considerazione questo risultato, se non altro proprio per quello che si diceva, per questa voglia di partecipare. Tra l'altro io lanciai anche le primarie delle idee, per cercare di avvicinare i cittadini e dare loro la possibilità di individuare quali potessero essere le priorità della nostra città. E anche quello credo che sia una ottima iniziativa che consiglio in qualche modo anche ai quotidiani, al quotidiano Il Centro, di lanciare. Ma credo che qualcosa sulle idee già si stia facendo. E quindi ecco, ai cittadini bisogna dargli la possibilità di partecipare e di avere anche in qualche modo non dico l'illusione, la concretezza delle decisioni. Nella top 10 noi vediamo che ci sono molti candidati del centrodestra, poi ci sono candidati indipendenti come Carlo Costantini, che appunto è un candidato civico, ci sono sorprese come Gianluca Baldini e Pierluigi Scatozza, candidature che sono andate rispettivamente a quota 854 e 395, sostenute appunto da gruppi di persone che hanno lanciato questi outsider in qualche modo, però poi sono anche nomi politici. Lei ha battuto Luigi Alboremascia, che ha fatto davvero un ottimo risultato, anche egli insomma non era inserito in una fase iniziale e poi tra i papabili poi per la candidatura della coalizione, e probabilmente ha scontato poi la scelta di Carlo Masci nell'ultima settimana, però ci sono anche Fabrizio Rapposelli e ci sono Seccia, D'Incecco e Masci nella top 10, Masci che è decimo con 292 preferenze. Voi invece, il centro-sinistra, oltre al nome di Moreno Di Pietrantonio, potete contare sul quarto posto di Giacomo Cuzzi. Ecco, questo è un segnale relativo appunto a una prevalenza di voti per il centrodestra, nonostante la sua vittoria, a un orientamento già definito della città per le prossime comunali? Io non credo questo, io credo che la partita sia aperta, perché vede, nelle competizioni locali a livello cittadino ci sono tanti fattori anche imprevedibili, per cui bisogna capire e vedere bene i candidati a sindaco, che sono molto importanti, e poi bisogna capire e vedere i programmi, bisogna capire quali sono i programmi, le proposte per la città, capire che cosa è accaduto prima, che cosa potrà accadere dopo, e credo che le persone, i cittadini sono molto attenti a queste cose. I cittadini chiedono delle cose ben precise, io l'ho detto in tante occasioni. La prima cosa, io credo si possa vincere nelle città su la manutenzione e la cura che si ha per la città. Questa è una cosa fondamentale, i cittadini vogliono le strade sempre messe in ordine, le aiuole curate, innaffiate, vogliono la pulizia della città, è la prima cosa, è l'immagine, perché le persone si sentono in quel contesto bene, a differenza di situazioni di pieno degrado, come spesso accade nelle periferie, dove appunto c'è anche un risvolto da un punto di vista anche psicologico e formativo, soprattutto per le nuove generazioni. Come si può battere una candidatura forte, ritenuta forte, come quella di Carlo Masci? Ma io non credo che sia una candidatura, io Carlo Masci lo conosco molto bene, insomma abbiamo un rapporto di conoscenza politica da anni. E Carlo Masci oggi non è al massimo della sua, come dire, competitività che aveva qualche anno fa. Ricordiamo che si è già presentato a sindaco in un'altra occasione, è stato poi battuto da Luciano D'Alfonso. Quindi io credo che non sia una sfida impossibile questa, tutto appunto dipenderà sia da noi e da quello che siamo capaci di riorganizzare come centrosinistra, e soprattutto, ripeto, dalle proposte che faremo. Ci sono cose che sono state fatte bene anche in questa
consigliatura, in questa sindacatura, ci sono altre invece che non sono state fatte al massimo, vanno recuperate, ci sono stati incidenti di percorso, ma tutto questo è possibile sicuramente migliorarlo. Ma la coalizione si compone da subito oppure si compone al ballottaggio, lasciando un po' tutti liberi al primo turno? Mi riferisco ovviamente a tutte le forze che hanno sostenuto Alessandrini, alcune delle quali sono in libera uscita, pare, insomma, dalle prese di posizione di questi giorni. Io penso che adesso noi abbiamo organizzato una coalizione, questa coalizione credo che sia in grado di andare al ballottaggio e poi insomma, ci sono buone ragioni per pensare che tutte le altre forze che si sono diciamo, presentate e candidate individualmente poi dopo convergeranno su la forza che andrà al ballottaggio e lì la sfida credo che sia sicuramente possibile, nel senso che potremo giocarcela alla grande. E questo è un messaggio che voglio dare anche a tutti i cittadini che sono molto attenti e sensibili sulla vicenda pescarese, su quello che accadrà e, ripeto, soprattutto per il bene dei cittadini e della qualità della vita poi di questa città. Per quanto riguarda invece la candidata del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini, siamo a quota 145 voti, questo è il risultato. Del resto c'è da dire che il Movimento 5 Stelle ha annunciato da tempo la propria scelta prima che venisse lanciato il voto tra i lettori per il quotidiano Il Centro, e questo probabilmente ha contribuito. Ma c'è anche un altro aspetto della questione da inquadrare, che è appunto il meccanismo di selezione del Movimento 5 Stelle. A suo avviso si attende che tipo di risultato da parte dei pentastellari e soprattutto che orientamento da parte del loro elettorato, che alle politiche, comunque anche a Pescara, ha ottenuto un grande risultato? Sì. E anche alle regionali, perché comunque Pettinari in questo collegio ha fatto bene. Pettinari è riuscito ad intercettare un voto di protesta, in particolare nelle periferie, perché c'è evidentemente un grosso malcontento. È lì che noi dobbiamo sicuramente recuperare. Io conosco bene, molto bene, la realtà delle periferie, abitando in uno dei quartieri più problematici della città, che io continuo a chiamare Tiburtina Villa del Fuoco. Per quanto riguarda 5 Stelle, è chiaro che adesso siamo in una fase a livello nazionale, quindi evidentemente si ripercuoterà anche a livello locale, in una fase in cui gli elettori di 5 Stelle sono rimasti abbastanza delusi rispetto alle aspettative che avevano di questo movimento, che ormai è diventato un partito. Abbiamo visto le ultime proiezioni, gli ultimi sondaggi, mi pare proprio ieri sera, che danno il Partito Democratico in rimonta a livello nazionale oltre il 22%, superando addirittura 5 Stelle. Quindi, insomma, il meccanismo è ancora tutto da valutare e da studiare, ma credo che siamo in corsa e possiamo battercela davvero alla grande. Questo credo che possa anche rincuorare, motivare, entusiasmare anche i cittadini che, insomma, vogliono delle risposte davvero concrete e non solo. Slogan e promesse che negli ultimi tempi hanno prodotto dei risultati incredibili in termini di voto. Ultima domanda, anche questa tornando sul sondaggio un po' più sul personale, 3.368 voti, ora mettiamo che qualcuno abbia votato più volte nel corso di una giornata, togliamoci due terzi di questo risultato e andiamo, insomma, sempre oltre i 1.000 in qualche modo. Allora, Moreno di Pietrantonio ha già in città i suoi 6x3, quindi ha una sua campagna elettorale con lo slogan? Ma lo slogan è quello che mi rappresenta di più. Esperienza e passione per la città, disposizione per una nuova città. Al momento non ci sono simboli perché si sta definendo, c'è il simbolo del PD, ma non ci sono i simboli degli altri partiti, quindi lei non è ancora il candidato sindaco ufficiale, è un candidato comunque al Consiglio Comunale. Sono un candidato intanto. È un candidato, sarà col Partito Democratico, del resto lei è il segretario cittadino. Ma allora io le chiedo, se dovesse avere anche solo un terzo dei voti che ha ottenuto tra i lettori del Centro, lei perché sta spendendo i soldi per fare la campagna elettorale? Lei è già eletto, è già in Consiglio Comunale. È una buona idea questa, cercherò di spendere il meno possibile, come del resto ho sempre fatto tutte le volte che mi sono candidato e sono stato sempre eletto con un grande consenso da parte dei cittadini, perché evidentemente i cittadini riconoscono
quello che hai fatto e soprattutto il rapporto che hai continuamente, sempre, e non nei giorni dispari sì e nei giorni pari no, ma sempre, che poi questo è una cosa che attiene evidentemente alle caratteristiche della persona, insomma. E quindi ringrazio di nuovo tutti quelli che hanno voluto darmi questa bella soddisfazione, e quindi ci fa diciamo sperare bene anche per l'esito delle elezioni vere e proprie del 26 maggio. Grazie Moreno Di Pretantonio, grazie, io lo estendo a nome di tutti gli altri partecipanti in qualche modo, anche inconsapevolmente, a questa classifica finale, ai totalmente 16.217 cittadini di Pescara che hanno votato in questo bel esercizio di democrazia, e per questo bisogna dare merito al quotidiano Il Centro, al direttore Piero Anchino, allo sforzo anche dei giornalisti e dei collaboratori di questa testata, che è stata protagonista di una esperienza davvero interessante, che è da cogliere anche dal punto di vista della sociologia politica, per quello che è avvenuto in queste tre settimane. Argomento su cui torneremo a riflettere venerdì nel corso della nostra trasmissione I Fatti e le Opinioni in onda alle ore 21. Grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.